La sua vita è finita nel canale che affianca via Belle Donne a Palù. Tiziano Barollo aveva 61 anni. Assieme ai fratelli gestiva l'omonima azienda agricola Zevio, dove abitava in via Griffe. Allevava quaglie Barollo, ma faceva anche l'agricoltore, e questa mattina stava tornando proprio dai suoi campi che aveva a Palù. Stava rientrando a casa alla guida del suo trattore, che dietro aveva un erpice. Ad un certo punto, per causa in corso di accertamento da parte della polizia, dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto, il trattore si è rovesciato. Un malore, lo spostamento dell'erpice. Fatto sta che il mezzo si è sbilanciato, lui ha sbattuto la testa sul muretto di sassi di una casa, un impatto fatale. Mentre il trattore è rimasto perpendicolare al muro, a riportarlo su strada i vigili del fuoco. A nulla sono valsi i soccorsi. Quando l'elicottero di Verona Emergenza è arrivato sul posto per l'uomo, non c'era nulla da fare. Strazianti le grida di dolore della moglie, che ha raggiunto il luogo della tragedia. È questo l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in nemmeno un mese nel veronese. Il 21 giugno a morire schiacciato dal trattore il giovane Marco Accordini, a Mazzurega. A Legnago, Rossano Raimondi, travolto da una matassa di ferro mentre stava lavorando. Il giorno dopo a Brenzone, sul lago, a perdere la vita Giacomo Perotti, caduto da un muretto di contenimento di una casa in ristrutturazione. Insomma, di lavoro e sul lavoro si continua a morire.